www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Uomo con le stelle sul petto e sul cuore, un poliziotto che ha orgoglio per la comunità sana, siciliano d'OCG, di strada ne ha fatta, un curriculum di altissimo spessore targato legalità e costruzione della legalità. Lui è il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai, con un motto stampato nel suo DNA e che è imprinting della sua azione di concretezza. Esserci sempre, essere tra la gente, esserci per radicare l'humus della legalità, esserci sempre per stare vicino e accompagnare chi è in difficoltà, esserci sempre per affermare i valori veri che contraddistinguono i veri uomini e le vere donne, esserci sempre per contribuire a creare e costruire fondamenta più solide di un domani con più legalità e giustizia. Buonasera, noi ringraziamo, chiaramente noi di Canale 58 ringraziamo il signor questore per aver accettato il nostro invito. Giuseppe Bellassai, il questore di Benevento, un nome e una storia di legalità e di giustizia. Un siciliano d'OCG e un uomo chiaramente tutto d'un pezzo che ha fatto e continua a fare della legalità la sua priorità. Cosa significa, signor questore, legalità per lei, legalità e giustizia? Ma io intanto la ringrazio per tutto quello che ha detto, che spero anche solo in parte di meritare. Legalità è rispetto, delle regole, ma prima che rispetto delle regole è rispetto degli altri. Rispetto delle diversità e rispetto degli altri da sé in generale. Io penso che fondamentalmente legalità sia questo. E legalità non è soltanto un fatto che riguardi la tutela della legalità, non è un fatto che riguardi le forze di polizia, è un fatto che riguarda tutti, che all'appropriazione di un mondo che sia fondato sulla legalità, dobbiamo tutti quanti contribuire in egual misura, allo stesso modo. Lei è stato, ha un curriculum di tutto rispetto ed è stato al vertice di Lampedusa, del centro di Lampedusa. Proprio in un periodo in cui c'è stata l'emergenza sbarchi, cosa ricorda di quel periodo? Soprattutto qual è l'immagine che ricorda e cosa può dire a quanti lavorano per la legalità, ma soprattutto alla politica, che alcune volte non riesce probabilmente a risolvere un problema annoso? No, io non ritengo di dovere di poter dire nulla alla politica. Se lei mi chiede quali siano i miei ricordi di un'esperienza come quella lampedusana, questo sì, perché sono dei ricordi ancora molto vivi, ancora molto forti. Un'esperienza che si è protratta nel tempo per circa 4 anni, dal 2006 al 2010, durante la quale credo di aver fatto, di essere cresciuto molto, sicuramente da un punto di vista professionale, come per tutte quante le esperienze che ho fatto in giro per la Sicilia, ma soprattutto dal punto di vista umano.
perché è sicuramente forte l'esperienza di chi si trovi a dover gestire un flusso migratorio come quello che in quegli anni si presentava sulle coste lampedusane. Dal 2006 al 2010, come lei ha ben ricordato, ci furono a Lampedusa ripetuti sbarchi. Durante il periodo estivo primaverile gli sbarchi erano talvolta anche decine in un giorno. I numeri alla fine di ogni anno si contavano altissimi, in talune annate poco meno di 30.000 sbarcati, in altre anche molto più che 30.000, numeri che poi sono persino aumentati dopo che io andai via da Lampedusa, trasferito a Trapani. Situazioni per certi versi assolutamente drammatiche, quelle vissute da queste persone che poi arrivavano sulle coste lampedusane e che venivano accolte all'interno di un centro di accoglienza che cercammo di organizzare nel migliore dei modi per poter dare delle risposte a questi uomini e a queste donne, molto spesso ai tanti bambini che arrivavano in condizioni talvolta veramente di grande difficoltà anche in termini di salute. C'è un'immagine particolare che porta dentro, che porta nel cuore? Sì, ed è l'immagine di un bambino di pochi mesi che arriva al molo Favaloro con il molo che utilizzavamo a Lampedusa per lo sbarco degli stranieri che venivano intercettati dalla motovedette della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera e poi portati proprio su questo molo da dove poi sbarcavano sulla terraferma. Questo bambino che arriva sul molo con una donna che ci spiega poi, subito dopo essere arrivata, di non essere la madre del bambino, ma che quel bambino era il figlio di un'altra donna, la quale al momento dell'imbarco, a causa della ressa che si era creata, non era riuscita appunto a salire sull'imbarcazione, per cui aveva deciso di affidare suo figlio di pochissimi mesi ad una donna che non conosceva neanche. E questo credo che la dica tutta sulla disperazione di molte di queste persone. Chiaramente non sarebbe giusto fare una generalizzazione assoluta, ma di molte di queste persone che arrivano in Italia e dall'Italia poi in Europa, dai paesi del Nord Africa e dell'Africa subsahariana o del Corno d'Africa, come accadeva in quegli anni e come accade ancora oggi. Quanto è necessario per arginare, tra virgolette, anche il fenomeno dell'immigrazione clandestina? C'è qualcosa che si può fare in termini di legalità, cioè in termini di azione repressiva, oppure insomma ci sono gli strumenti legislativi sono ad hoc? Ma guardi, io non sono, ritengo, nelle condizioni né nella posizione per poter dare delle indicazioni di questo genere. Credo che chi si occupa di queste cose sa esattamente quello che sta facendo e credo che però dall'altra parte ci sia un fenomeno assolutamente molto difficile da affrontare, per cui
è altrettanto difficile trovare poi delle soluzioni che possano dirsi adeguate o possano dirsi anche definitive in qualche modo. Lei continua, oltre ad essere presente sul territorio in termini di repressione con i suoi uomini, con le sue donne, continua anche a portare avanti un'azione di prevenzione, perché più volte ha detto legalità, e quindi l'illegalità è repressione ma anche prevenzione, quindi sta portando avanti con la polizia, insomma con i suoi uomini e con le sue donne, un'azione di prevenzione anche nelle scuole. Quanto è importante questa azione? Troppo spesso, ancora oggi, ci si limiti a legare l'attività di una forza di polizia, della mia organizzazione, della istituzione che rappresenta Benevento, al fatto meramente repressivo e al controllo del territorio. Io ritengo che sia in qualche modo limitativo rispetto a quelle che sono state le evoluzioni strategiche che i capi della polizia e l'attuale capo della polizia hanno voluto dare alla nostra organizzazione. Io vedo la Polizia di Stato impegnata a tutto tondo nel contesto sociale. Vedo una Polizia di Stato che deve stare in mezzo alla gente, ma in maniera vera, cercando di capire quali sono le esigenze della collettività per poter intervenire nel migliore dei modi ai fini di una soluzione la migliore possibile di quelle esigenze e delle istanze che promanano dalle varie comunità. Io penso che la Polizia di Stato debba cioè creare dei rapporti di fiducia con le collettività per le quali lavora e verso le quali si trova a svolgere il suo servizio quotidiano. Per fare questo, intanto c'è bisogno di avere dei rapporti che siano dei rapporti, diretti, di conoscenza. Bisogna scendere sul territorio, bisogna andare sul territorio e questo è quello che mi sono prefisso di fare sin dal mio arrivo qua a Benevento. Lei era presente alla prima conferenza stampa che io feci qui e credo in quell'occasione di aver detto sostanzialmente le medesime cose che ora sto ripetendo, con una differenza che subito dopo quella prima conferenza stampa cominciammo insieme ai miei collaboratori e a tutto il personale della Polizia di Stato, cioè, cominciamo ad immaginare un modo per realizzare questo proposito. Un modo che abbiamo trovato in quel progetto al quale abbiamo dato il nome di Provincia Sicura, che ci ha visto durante tutto quanto l'anno viaggiare con le nostre pattuglie in tutte le comunità, le 78 comunità della provincia, proprio per creare un rapporto conoscenza prima che divenisse di fiducia poi e di collaborazione. Ci siamo mossi su quei territori e ci siamo mossi dopo aver sentito gli amministratori locali per capire quali erano le difficoltà, le criticità di quei territori, dopo aver interloquito con le polizie municipali, per avere anche delle indicazioni da chi vive il territorio giornalmente. Questo credo abbia creato già una prima buona base di partenza per uno sviluppo di relazioni che nelle intenzioni deve essere foriero di migliori risultati, di una migliore capacità
di penetrare le dinamiche anche criminali del territorio sannita. Lei poi faceva riferimento, mi permetta di concludere, anche alle attività che facciamo nelle scuole, e anche quello è un modo per fare legalità, ed è un modo secondo me fondamentale per fare legalità, perché come dicevo inizialmente, all'inizio di questo colloquio che stiamo facendo, la legalità non è soltanto appannaggio delle forze di polizia, la legalità è una conquista che deve partire dalla volontà di tutti. E per raggiungere un obiettivo così importante è chiaro che bisogna creare una cultura della legalità. E noi, insieme alle altre forze di polizia, insieme alle varie istituzioni territoriali, insieme ritengo a tutte le forze sane di questa provincia, abbiamo l'obbligo di contribuire alla creazione di una cultura della legalità anche attraverso delle iniziative che ci vedano nelle scuole. Appena oggi sono stato a Telefes stamani per un'iniziativa che stiamo portando avanti da qualche tempo, che è meglio conosciuta come il camper rosa. Questo non è amore, è il progetto ideato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che noi abbiamo voluto fortemente anche qui a Benevento. Un progetto pro donna, un progetto contro la violenza. Un progetto contro la violenza sulle donne, che si inserisce in un più ampio, una più ampia progettualità, che è appunto quello di creare una cultura della legalità, la cultura del rispetto dell'altro, una cultura che si faccia promotrice di una della necessità di eliminare ogni forma di violenza e di sopraffazione nei comportamenti, soprattutto delle giovani generazioni. Lei è un poliziotto, ma cosa significa essere un poliziotto? Ma significa, nel migliore dei modi possibili, un'attività come questa, che è un'attività che è passione, che è amore per un lavoro che io ho sempre pensato meraviglioso, e che in qualche modo, non sembri retorico né esagerato, una professione che è in qualche modo anche una missione. Il Sannio non è un'isola felice. Quali sono le maggiori problematiche che si riscontrano appunto in un territorio così, così bello, ma anche così tanto problematico? Guardi, il Sannio è un territorio meraviglioso, di cui ci si può solo innamorare. Tanto più in quanto non si ha nemmeno il sospetto che possa essere così ricco di bellezza. Io, arrivato qui più di un anno fa, non conoscevo Benevento e sono rimasto, come si dice, a bocca aperta nel vederla e nel vedere e nel constatare che molto spesso, come purtroppo accade, non conosciamo le cose belle che ci stanno accanto, che abbiamo vicino. Il Sannio è un territorio meraviglioso per bellezze naturali, per bellezze artistiche, per storia. Ed è un territorio fatto
abitato da persone fondamentalmente sane, che chiaramente risente in qualche maniera degli influssi di fenomeni criminali di province limitrofe. Non si può non ricordare che Benevento è vicinissima, confinante con la provincia di Caserta, le cui criticità in termini di criminalità organizzata tutti conoscono. Non si può non ricordare che comunque siamo vicinissime anche a Napoli, con tutti i problemi che conosciamo di quella città. È chiaro che però rispetto ai territori che ho appena citato, Benevento sta molto, ma molto, molto meglio. E però io rifuggo da ogni interpretazione, sin da quando sono qua, ho voluto rifuggire da ogni interpretazione della realtà di questo territorio che lo presentasse come la solita isola felice. Io, guardi, le dico, vengo da un'altra realtà, sono originario di un'altra realtà territoriale, provinciale, siciliana, Ragusa, presentata anche quella come un'isola felice, da sempre. Che isola felice so, per averci vissuto e per averci lavorato, non è. E credo che sia difficile trovare in contesti come quelli delle regioni meridionali dell'Italia, in particolare la Sicilia, la Calabria, la Campania, delle isole felici, in tocche da criticità che siano legate alla presenza di una certa criminalità anche organizzata. Benevento quindi è una provincia sicuramente più tranquilla di tante altre, che ha dei problemi di criminalità legati soprattutto a determinati settori di attività illecite, parlo dello spaccio di stupefacenti, ma io credo pure che abbia dei problemi legati a un certo tipo di criminalità che fa dell'usura e delle estorsioni le sue principali fonti di accumulo di ricchezza. Il fatto che ci siano pochissime denunce di usurati o di estorti non vuol dire comunque che il fenomeno non sia presente. Non è evidente, questo è certo, ma io penso si debba dire con assoluta sincerità che è un fenomeno presente sul territorio provinciale. D'altra parte penso pure che il rischio di territori come quello beneventano, sannita, che abbiamo detto poc'anzi, sono generalmente sani, che hanno una economia sana, che sono abitate da persone con una mentalità delle persone ancora sane, legate a certi valori, questi territori possono essere appetibili a chi voglia fare svolgere delle attività illecite importanti, preoccupante per una realtà come quella beneventana, che ha un'economia fiorente e sana e che deve tentare di difenderla assolutamente dalle possibili, io dico soltanto possibili, dai possibili tentativi di infiltrazione da parte di
quelle organizzazioni criminali che potrebbero trovare nel territorio beneventano un territorio appetibile da aggredire. Quindi sì, bisogna essere avere un atteggiamento di come dire, di grande fortemente positivo per quello che è la realtà che viviamo, ma come si dice, non va mai abbassata la guardia, perché i rischi sicuramente sono dietro l'angolo. Qual è il messaggio che si sente di dare alla comunità sana? Denunciare? Essere collaborativi? Io credo che il messaggio che va dato sia questo. Il messaggio deve essere un messaggio forte, nel senso di un invito alla collaborazione. Lo ribadisco, io non credo che ci possano essere dei risultati veramente importanti senza una collaborazione vera, una partecipazione reale da parte dei cittadini. Mi rendo conto che determinati reati sono difficili da denunciare. C'è chiaramente in chi li subisce una certa resistenza a farlo, e per questo dico che da parte nostra, delle forze di polizia, ci deve essere il massimo dello sforzo e dell'impegno, perché è giusto che il cittadino, al quale chiediamo con ogni forza di denunciare, però sappia che dall'altra parte ci sono delle capacità professionali adeguate, e c'è della gente che fa bene il lavoro del poliziotto, che sa fare bene il lavoro del poliziotto, e della quale quindi si può avere assoluta fiducia. Non deve avere paura di denunciare. Non deve avere paura di denunciare, perché l'esperienza poi dimostra che comunque il non denunciare comporta sempre, per chi in particolare è usurato o estorto, delle conseguenze che sono certamente ben peggiori di quello che potrebbe essere il denunciare invece quei fatti. Quindi denunciare significa tutelare se stessi, tutelare la comunità, essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine e soprattutto dello Stato? Ma io credo che denunciare sia un obbligo morale per ciascuno. E per chi non lo sentisse come tale, credo che sia giusto che sappia che comunque il non denunciare non porta nulla di positivo, neanche da un punto di vista pratico. Io credo, e l'esperienza lo dimostra, l'esperienza di altri territori e di questo territorio campano lo dimostra, che chi non denuncia è destinato a vedere a vedersi soccombere e a vedere, come dire, annullata la propria attività economica, l'attività economica che magari ha costruito con tanto sacrificio e con tanto sacrificio suo e dei suoi familiari sta portando avanti. Lei è chiaramente un uomo attivo, un uomo del fare, un uomo al servizio dello Stato. Qual è il messaggio che si sente di dare alla sua squadra, alla squadra fatta di uomini e donne che più volte lei ha citato anche in occasione della festa della polizia, ringraziandoli proprio per il loro apporto? Guarda, il messaggio che mi sento di dare è quello che in realtà do ogni giorno. Ogni giorno in cui c'è la possibilità di vedersi, di incontrarsi, ai miei più stretti collaboratori e ai funzionari della Questura.
Il messaggio è quello di mantenere sempre alto l'impegno, di non stancarsi mai di pensare che il nostro è un'attività assolutamente delicata che svolgiamo sempre comunque al servizio degli altri, al servizio del cittadino, e ricavare da questo tipo di considerazioni il massimo della motivazione per continuare, come dire, sicuri sul percorso che ci siamo tracciati e sul quale ci siamo incamminati. Se lei mi dovesse dare un elenco di priorità dei suoi valori, quali sono i suoi valori? Ma guarda, forse anche troppo semplice. Io penso che... ma nella scala generale, le dico quello che mi vengono in mente per prima, non so se poi ad una riflessione più attenta le posizionerei nel modo in cui le sto dicendo ora, però onestà, l'operare sempre nell'assoluto rispetto della legge e delle leggi, e poi la lealtà nei rapporti, e poi la coerenza nei comportamenti. Io penso che siano questi dei valori importanti, probabilmente alla stregua di tanti altri che ora non sto citando, ma mi piace sottolineare in particolare gli ultimi due, perché spesso ci si dimentica dell'importanza di valori di questo genere. Sempre più con difficoltà si trova lealtà e coerenza attorno a sé. Ma non parlo dell'attività che svolgo io, parlo in genere del contesto sociale. Bisogna invece riappropriarsi dell'importanza di questi valori, io ritengo che sia assolutamente fondamentale. Qual è la massima che porta sempre con sé, cioè la frase, oppure un pensiero che porta sempre con lei, quando si alza, quando va a dormire e durante il giorno? Anche in questo, lei mi sta chiedendo una cosa alla quale voglio rispondere di getto, ed è una frase che mi ripeteva mutuandola da un nostro grande poeta italiano, mia madre, che è stata importante nella mia educazione e che molto spesso, vedendomi come accade nella vita in difficoltà, mi ripeteva: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Io credo fortemente nella volontà come strumento, mezzo per raggiungere l'obiettivo. Credo che la volontà sia un fatto determinante, sia la chiave per poter ottenere dei risultati. Chi è il questore Giuseppe Bellassai? Esattamente quello che avete visto in questo colloquio che abbiamo fatto, assolutamente una persona che svolge un ruolo che sa di grande responsabilità, cerca di farlo nel migliore dei modi, ma sempre tenendo i piedi per terra, sempre cercando di stare accanto alla gente, vicino alla gente, evitando di creare fratture tra sé
e gli altri in ragione del lavoro che fa, che è un rischio che si può correre. Signor Questore, io la ringrazio davvero tanto per questo colloquio targato Legalità, Giustizia, Impegno e Sacrificio. Grazie. Grazie. www.canale58.com, la TV sul web, notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.